Era il 5 dicembre 2011. La Camera approva il provvedimento che di fatto prevede vincoli di genere o quote di genere nei consigli di amministrazione e nei collegi sindacali delle società quotate in mercati regolamentati e delle società costituite in Italia controllate da pubbliche amministrazioni non quotate in mercati regolamentati. Sostanzialmente si lavora affinché il 30% di membri del genere meno rappresentato sia presente appunto all'interno di questi consigli di amministrazione. Diventa la legge Golfo Mosca, prevista in realtà per 3 anni, insomma, e per 3 mandati, quindi con una durata di 9 anni, con l'idea che in qualche modo in questo periodo le cose potessero cambiare in maniera radicale, definitiva. Cerchiamo allora di capire cosa è cambiato, insomma, 10 anni dopo, perché siamo nel 2021, e lo facciamo proprio con Alessia Mosca, che è segretaria generale dell'Associazione Italia ASEAN e promotrice della legge Golfo Mosca. Alessia, grazie per essere qui con noi, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti, grazie a voi per l'invito e grazie in questa bella occasione per poter ripercorrere un po' di tappe di quello che è successo. 10 anni dopo, sostanzialmente, c'è stata una proroga di questa legge. Immagino che quando l'avete pensata e studiata, insomma, non l'aveste messa in preventivo, o meglio, vi aspettavate che magari non ci fosse bisogno di alcuna proroga da questo punto di vista, oppure no? Sì, assolutamente, anzi io sono stata una delle più ferventi sostenitrici della necessità di fare questa legge a tempo. In realtà il cambiamento radicale c'è stato all'interno dei consigli di amministrazione ed è stato repentino, il nostro è stato un caso studiato a livello mondiale per la velocità con cui c'è stato un cambiamento all'interno dei consigli di amministrazione. Però non è successo quello che noi speravamo succedesse in parallelo con la modifica della composizione e della natura dei consigli di amministrazione, e cioè pensavamo che ci sarebbe stata una modifica altrettanto solida di tutto il sistema, di tutta l'organizzazione aziendale e della società in termini di maggiore partecipazione, maggior riconoscimento della diversità. Cosa che non è avvenuta, anzi tutti gli indicatori degli ultimi 10 anni sull'avanzamento, sul progresso di una società sempre più inclusiva da questo punto di vista, non solo in alcuni casi si sono rallentati nel progresso, appunto, ma in alcuni casi abbiamo visto addirittura un arretramento. Passi indietro, insomma. Esattamente, e quindi abbiamo valutato che sarebbe stato un vero danno poter mettere a rischio anche un ambito che è quello dei consigli di amministrazione, appunto, dove ci sono stati così tanti cambiamenti, e cambiamenti che sono stati giudicati anche da coloro che originariamente erano contrari a questa legge in modo molto positivo. Quindi c'è stata nel dicembre del 2019, contestualmente con l'approvazione della legge di bilancio, una proroga per altri 3 mandati della legge, però il vero tema adesso è quello di riuscire a scardinare quegli altri ambiti dove non siamo riusciti ad intervenire, dove non c'è stata quella rivoluzione che abbiamo sperimentato nei consigli di amministrazione. Eh sì, perché comunque è stata una svolta la legge Golfo Mosca per quanto riguarda la presenza delle donne nei posti chiave, nelle aziende, e siamo partiti da un minimo del 20%, diventato poi 30% nel secondo rinnovo. Parliamo appunto dei CDA, delle società italiane quotate, partecipazione statale costituita da un minimo del 20, poi del 30 di membri del genere meno rappresentato, che insomma, date le percentuali bassissime di donne, è sempre stato quello femminile. C'è anche la quota azzurra in casi nel momento in cui ci fosse una situazione opposta. Però è arrivato anche un ulteriore passo in avanti per quanto riguarda il dato di presenza minima: dal 30 si passa al 40%. Sì, è successo, c'è stata questa
cambiamento anche della norma, che in realtà però, io questo ci tengo a sottolinearlo, non ha fatto altro che riflettere una realtà già che era presente, ossia prima del rinnovo di questo cambiamento e dell'innalzamento della soglia al 40%, già noi avevamo calcolato una presenza di oltre il 37%, quindi la realtà era andata oltre il dispositivo precedente della norma. Quindi il 40% di fatto ha solo fotografato la realtà. Però okay. Quello che, su cui insisto è il fatto che all'interno dei consigli di amministrazione possiamo dire che il risultato è stato conseguito. Non è detto che senza la costrizione si manterrebbe, e quindi bene che sia rimasto per consolidare questo raggiungimento, questo cambiamento di cultura proprio del consiglio di amministrazione, e quindi io vedo questa norma come un consolidamento. Quello che è okay. veramente da aggredire oggi è tutto il resto dell'organizzazione, dove abbiamo visto arranchiamo in modo ancora molto molto preoccupante anche rispetto agli altri ai competitor e agli paesi con cui noi normalmente ci confrontiamo e con i quali abbiamo oggi raggiunto un livello di eccellenza per quanto riguarda i consigli di amministrazione, mentre sul resto il divario, se possibile, si è ulteriormente accentuato. Stiamo vedendo immagini di archivio del Parlamento, in particolare della Camera, un po' perché Alessia Mosca è stata eletta nel 2008 nella Camera dei Deputati come segretario della Commissione Lavoro alla Camera, poi riconfermata nel 2013 ed è stata anche europarlamentare. Può essere un'occasione, insomma, guardando anche queste immagini, per capire a che punto siamo, ad esempio, per quanto riguarda il gender gap sul fronte della politica. Però prima, insomma, ha citato come l'Italia sia stato un modello per l'Europa per quanto riguarda la situazione delle quote rosa, che a molti dà quasi fastidio come concetto, ma evidentemente se siamo qui a parlarne è perché ce n'è ancora bisogno, anche se dei passi avanti sono stati fatti. Basti pensare, insomma, al 7% iniziale, no? nel 2008, di una presenza di donne di meno del 7% da cui si è partiti appunto nel 2008. Tutto questo per arrivare anche alla questione vediamo un po' com'è che viene definito il pay gap, sostanzialmente, cioè la parità di retribuzioni, insomma, anche magari all'interno del CDA. Io so che non ci sono ricerche specifiche che fotografino quanto magari donne presenze nel CDA guadagnano in più e in meno rispetto agli uomini, però forse un'idea si può comunque avere. Sì, non c'è proprio sui consigli di amministrazione non c'è, però si può avere, perché basta guardare il tipo di ruolo che le donne hanno in termini di ruoli esecutivi, e quindi siccome i ruoli esecutivi sono restati per lo più appannaggio degli uomini, viene da dedurre che anche in quell'ambito c'è un grande divario nel di trattamento, sì. Trattamento. Il vero divario di trattamento retributivo è generalizzato sul resto delle professioni, anche se su questo bisogna fare una piccola osservazione. Il nostro paese sul pay gap non si colloca tra i peggiori. Okay. Ma questo è un dato falsato, ampiamente falsato, nel senso che il nostro paese è talmente indietro rispetto alla partecipazione delle donne al mercato del lavoro, che in qualche modo tutta una fetta di potenziali occupate non viene neanche considerata nella statistica del pay gap, perché sono semplicemente fuori, sono tagliate fuori a monte. E quindi c'è questo dato che sfalsa, che falsa la realtà, per cui sembra che il nostro paese sia messo meglio in termini di pay gap. In realtà anche su questo punto bisogna poi considerare tutto quel
numero enorme di donne, e in quel caso veramente enorme, e noi su questo siamo drammaticamente nell'ultima posizione, di donne che non lavorano. E quindi noi abbiamo un gigantesco problema di ingresso, di accesso al mercato del lavoro, di mantenimento del lavoro e di progressione della carriera. Questi sono i punti che fanno poi la differenza rispetto al fare dei passi veramente in avanti. Quindi è importante tenere presente questo elemento, perché se altrimenti si guardano i dati nudi e crudi, senza contestualizzarli, sembra che noi sul pay gap non abbiamo un problema. Beh, poi questo è un argomento attuale e forte che approfondiremo peraltro con gli amici di WeWorld tra poco, insomma prossimamente, comunque all'interno della nostra diretta maratona l'8 marzo, in cui emerge un altro dato abbastanza inquietante, cioè che nell'emergenza Covid sono state soprattutto le donne ad aver perso il lavoro, anche in maniera piuttosto importante. Insomma, si parla di un dato che equivale a una donna su due che non ha, che ha perso il proprio lavoro. Quindi insomma, stiamo parlando di una situazione sicuramente di tipo emergenziale. L'altro aspetto, e qui in qualche modo possiamo anche passare, appunto, prima ho fatto l'accenno alla questione delle donne della politica. Insomma, Alessa Mosca è stata europarlamentare, è stata ha partecipato, insomma, ai lavori della Camera dei Deputati. Mi viene da farle questa una domanda, appunto, su a che punto siamo sul fronte, appunto, di donne barra politica. Vediamo altrove che ci sono, insomma, presidenti del Consiglio anche donne, che dovrebbe essere una normalità, ma ancora fa notizia, no? Vediamo quando viene fuori un anche solo, voglio dire, insomma, in realtà credo che sia estendibile un po' a molti settori. Ricordo ancora quando è stata nominata direttore della Nazione, un quotidiano, una donna, una ragazza, mi permetto di dire, di 35-36 anni, era considerata una notizia di cui si è parlato peraltro a lungo. Però cerchiamo di rimanere magari sul fronte politico. Da quel punto di vista, qual è la situazione e qual è il suo punto di vista? Anche in Parlamento c'è stato un grande salto in avanti, se vediamo anche solo da quando io ero parlamentare, nelle legislature successive la percentuale delle donne è ampiamente aumentata, anche grazie al fatto che sono state approvate proprio in quegli stessi anni, contestualmente alla legge Golfo Mosca, altre leggi alle quali io stessa ho partecipato e ho sostenuto e promosso, per esempio la legge che prevede la doppia preferenza di genere, la legge oppure i regolamenti che all'interno dei partiti sono stati via via approvati per imporre l'alternanza di genere laddove ci fossero delle liste bloccate. Insomma, di volta in volta, sulla base dei diversi sistemi elettorali che sono utilizzati per i diversi livelli di governo e amministrativi, si è tentato di intervenire, e questo ha fatto sì che ci fosse un miglioramento molto forte. L'anno in cui io sono stata eletta al Parlamento europeo eravamo la metà delle donne circa, quasi la metà delle elette erano donne al Parlamento europeo in quella ondata, quantomeno all'interno della compagine che io rappresentavo, di cui io facevo parte. Quindi c'è stato un avanzamento anche da questo punto di vista. Non ci sono stati in tanti casi degli automatismi tali da poter far sì che si possa fare a meno di questi correttivi, e questo è uno dei punti su cui riflettere. Cioè, oggi noi riusciamo a fare degli avanzamenti solo laddove c'è un intervento normativo costrittivo. E questo, per quanto mi riguarda, le quote e tutti questi meccanismi di forzatura sono un mezzo, non devono essere un fine. Devono essere un mezzo per modificare una cultura che altrimenti in modo naturale e inerzialmente ritorna su posizioni un po' meno avanzate da questo punto di vista. Quindi io ritengo che
un grosso passo in avanti sia stato fatto rispetto alla accettazione, rispetto a un cambiamento culturale, ma non ancora sufficiente per poter fare sì che noi possiamo considerare la nostra società già nelle condizioni di reiterare in modo automatico e senza che ci sia, che ci siano appunto questi correttivi, un meccanismo di inclusione che funzioni per tutti. Questo è sicuramente un elemento molto forte, perché sappiamo che la cultura impiega tempo a modificarsi, quindi questi correttivi hanno bisogno di un po' di tempo perché la cultura davvero venga digerita e venga agita in modo strutturale. Poi c'è un tema invece che riguarda la organizzazione del tempo e la modalità con cui la nostra società è strutturata. Noi abbiamo ancora una suddivisione, e questo è ancora un elemento, è un elemento ancora culturale ma anche organizzativo, per cui la responsabilità di cura sia delle persone anziane, sia degli bambini, sia di tutto ciò che compete, diciamo, la sfera privata familiare, è sulle spalle delle donne, e questo è un elemento che ovviamente impedisce che ci sia una possibilità di azione tanto quanto per quello che è consentito agli uomini, sia per quanto riguarda la professione, sia per quanto riguarda la politica e tutti quegli ambiti in cui è richiesto un impegno anche di tempo significativo. Questo da un lato. Dall'altro lato c'è un elemento invece più organizzativo del nostro mercato del lavoro, della nostra organizzazione del lavoro, che per cui noi valutiamo maggiormente il tempo passato nei luoghi della professione, quindi al di fuori dell'ambito privato, rispetto ai risultati conseguiti. E questo è un'altra volta penalizzante, soprattutto per le donne, perché oggi appunto le donne hanno in carico tutto, ma in generale sono un elemento penalizzante per la società nel suo complesso, perché peraltro una società organizzata più sulla valutazione degli obiettivi raggiunti che sul tempo trascorso sul luogo di lavoro sarebbe una società che funziona meglio. Allora, lei ha parlato, Alessia, di rivoluzione, di cambiamento culturale e anche di in qualche modo intervenire, insomma, sin da quando siamo, insomma, sin dall'infanzia, in qualche modo, da quando si è bambini. Da questo punto di vista c'è un progetto, insomma, che sta portando avanti e che è interessante. Parlo del progetto Il Cielo Itinerante. Abbiamo riassunto nel nostro titolo, che adesso mostreremo con l'aiuto della regia, che ringrazio, insomma, perché i veri eroi di questa maratona l'8 marzo non siamo tanto noi anchor, sono i ragazzi che sono in regia. Il progetto Il Cielo Itinerante, donne e tecnologia, perché sostanzialmente lo scopo è di promuovere lo studio delle cosiddette materie STEM tra le bambine e le ragazze. STEM in realtà è un acronimo che sta per Science, Technology, Engineering and Mathematics. Sostanzialmente è un termine per definire e indicare le discipline scientifico-tecnologico e relativi corsi di studio. Quindi, insomma, dato che uno degli stereotipi è in qualche modo donne e tecnologia, bene ma non benissimo, credo che si lavori proprio in questa direzione. Ma in realtà male, non bene, nel senso che l'Italia ha ancora un altro primato negativo, e cioè il gap tra le competenze scientifico-matematiche tra uomini e donne è il peggiore di tutti i 77 paesi che sono stati studiati e comparati dall'OCSE. Questo è diventato ancora più evidente a seguito dell'anno che abbiamo appena trascorso e di tutto ciò che hanno perso i bambini e i ragazzi in termini di didattica in presenza e in generale di didattica. E quindi insieme a Ersilia Vaud e ad altre amiche e amici abbiamo pensato che se c'è un ambito in cui oggi abbiamo il dovere di intervenire è proprio quello relativo alla cercare di colmare questo divario che noi
sentiamo così profondamente, perché la società nella quale viviamo non solo è una società in cui avere competenze scientifico-matematiche aumenta la possibilità di avere accesso al lavoro, ma anche perché viviamo in una società in cui se non si hanno queste, almeno in modo generale, queste competenze, si è esclusi in generale dalla vita collettiva e dalla dinamica della partecipazione anche all'interno di una democrazia, perché viviamo in un mondo in cui oggi le competenze scientifiche e matematiche sono il nuovo alfabeto per poter essere inclusi. E quindi abbiamo deciso di portare la scienza e cercare di incuriosire i bambini e le bambine, in realtà tutti, ma soprattutto appunto le bambine, laddove normalmente questa occasione non ci sono. Perciò il nostro progetto si concentrerà e sarà così strutturato: porteremo in giro un telescopio su un camioncino e andremo in quei luoghi con maggiore disagio educativo e più alto abbandono scolastico, dove davvero normalmente la scienza non arriva e queste occasioni di incontro con la scienza non ci sono. E quindi partiremo dalla Sicilia e faremo un tour nell'estate prossima, a partire dal mese di luglio, un tour appunto che parte dal sud dell'Italia, dalla Sicilia, per risalire e per appunto toccare tutti quei luoghi dove questo disagio è maggiormente presente. Molto chiaro, e ovviamente in bocca al lupo quindi per questo tour, insomma, che state organizzando e di cui c'è bisogno assolutamente. Io ringrazio Alessia Mosca, segretaria generale Associazione Italiana ASEANI, promotrice della legge Golfo Mosca. Ricordiamo anche l'altra onorevole che ha dato il nome alla legge, cioè l'onorevole Lella Golfo. Alessia, buon lavoro, buon 8 marzo anche a lei e a presto. Grazie a tutti voi e buon lavoro a voi, che oggi per voi sarà particolarmente impegnativo, e complimenti per questo grande sforzo. Complimenti a lei, Alessia, buon lavoro e a presto. E allora, ci fermiamo adesso, altro piccolo break pubblicitario. Non ci siamo dimenticati dell'anima che ha le fonti TV, nel senso che ovviamente nasce la televisione come TV sui mercati, TV dell'economia e della finanza. Al rientro ci ricolleghiamo in qualche modo con la diretta dei mercati, lo facciamo con un analista che è sempre con noi, insomma, e cioè Paola Migliorino, quindi diamo un commento ai mercati, ma proviamo anche un po' a scoprire Paola e in qualche modo, insomma, capire come si diventa trader quando sei una donna, quando sei una ragazza anche in giovane età. E allora rimanete con noi.